Blogos by Music. Blogos by Music. Scusa, ti disturba se ti parlo ancora per un'ora di dubbi e di cose. Ciao a tutti, sono Alessio. Qui con noi stasera c'è Nel Dubbio. Ciao Alessio. Ciao. Insieme ad altri due componenti del, diciamo, del gruppo. Sì, questa sera per la prima volta siamo in formazione a tre, che sarà anche la formazione definitiva dell'album. Okay. Abbiamo Francesca al basso. Ciao. Ciao. E Luca De Marchi alla tromba. Ciao. Mentre tu suoni? Io suono, ci provo la chitarra e canto. Da quanto tempo suoni? Suono da una quindicina di anni. Hai studiato da autodidatta oppure? Sì, assolutamente autodidatta. In realtà io suono il pianoforte, facevo tutt'altro e poi sono stato folgorato dal punk e da tutto quello che viene dopo. Stasera diciamo che non suoni il pianoforte anche per motivi di spazio oppure? Sì, no, più che altro perché mi è scomodo metterlo nel baule della macchina. O del pentimento per un cambiamento. Mi raccontai prima che non è il primo lavoro che fai. Fino ad oggi ho suonato in un gruppo in inglese, facciamo rock alternativo, sì. E 4 Seconds Ago. Poi ho avuto questa svolta al cantautorato italiano circa un anno fa. Durante quest'anno ho fatto vari concerti, poi in giro per la regione. Ho suonato al Friction Festival di Modena. È un bellissimo festival dove ogni anno si presentano vari artisti. Quest'anno c'era Dente, l'anno precedente era venuto anche Morgan. Quest'anno stiamo registrando l'album che uscirà credo verso settembre-ottobre. Hai già un titolo per l'album? Sì, si chiamerà Ossidrile. Conterrà le canzoni raccolte in quest'anno di attività in italiano. Io in questo momento sto suonando sotto Creative Commons, però in Italia per fare cose ufficiali e per cercare di arrivare a più gente possibile non è proprio possibile usare metodi troppo aperti, troppo moderni. Solo il bolino si ha e l'obbligatorietà di alcune cose toglie praticamente già una buona fetta di distribuzione. Quindi sì, uscirò con qualche etichetta. Preoccupati come cani del canile dietro casa, abbandoniamo le speranze, apriamo le danze macabre. Hai anche un sito internet, MySpace? Sì, abbiamo un MySpace che è www.myspace.com/neldubbio. Tutto attaccato. Sì, lì sopra ci sono adesso i brani dell'ultimo EP che è stato registrato a novembre, che si chiama Pausa Pranzo, che questa sera tra l'altro distribuirò gratuitamente in un numero limitatissimo di copie e si possono ascoltare liberamente e scaricare sia lì sia su Last.fm. Per stasera che cosa proponete? Sempre... Questa sera proporremo gran parte dei brani dell'album che stiamo preparando, sì, in una veste sicuramente diversa da come li ho portati nel corso dell'ultimo anno. Sono stati quasi tutti riarrangiati, anche la tromba all'interno della musica cantautorale italiana non è una cosa così consueta, come il buon Luca ci può confermare. Di solito nel cantautorato la tromba e gli strumenti a fiato si utilizzano quando si fanno dei pezzi jazzati o di carattere comunque dove lo strumento è un naturale sbocco. Invece con Renzo ho dovuto lavorare anche un approccio diverso da quello strumentale canonico. La tromba è usata anche come complemento ritmico, oltre che come rafforzamento melodico o contrappunto melodico, insomma. Ok. Noi abbiamo preso questa decisione di non usare nessuna ritmica all'interno dei nostri brani. Alcuni sono anche abbastanza veloci, ma preferiamo delegare tutto al basso. Siamo a cavallo. E alla tromba di Luca. Ok. Allora ringraziamo Nel Dubbio.
Grazie. Ripetiamo i contatti se vogliamo cercare. Sì, ci trovate su MySpace, www.myspace.com/neldubbio, su Facebook cercando Nel Dubbio, su Last FM, praticamente un po' dappertutto. Ok, grazie. Allora da Alessio per Blogs by Music su www.blogs.it vi ringraziamo e vi salutiamo. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.